Io stasera le ho portato la scheda elettorale del Senato della Repubblica con cui abbiamo votato nel 2013. Nel 2013 abbiamo avuto il diritto di poter barrare un La faccia simbolo vedere. e votare al Senato della Repubblica. Scheda gialla. Sì. Se dovesse passare il sì, noi perderemo questo diritto. Questa scheda non esisterebbe più. Questa già è una ragione per votare no, perché perdiamo un diritto. Se poi a questo aggiungiamo che mentre noi non possiamo più votarli, il Senato continua ad esistere con gente che prima non aveva l'immunità parlamentare e oggi, se sbaglia, si può salvare anche dalla galera. Io credo che il no sia scontato in questo paese. Noi non ci possiamo permettere di dare l'immunità parlamentare ad altri politici che si salveranno dalla Perché galera perché magari hanno speculato sulla nostra sanità. Questo è l'aereo di Renzi, quello che c'è sopra. Quello che c'è sotto è l'aereo di Donald Trump. L'ottavo aereo più lussuoso al mondo. Renzi è riuscito a spendere più di Donald Trump per il suo nuovo aereo di Stato, Trump è suo, 160 milioni. Trump se l'è pagato eh? lui e lo ha pagato di meno con l'ottavo aereo più lussuoso al mondo. E ci vengono a dire che devono stravolgere la Costituzione per farci risparmiare 50 milioni di euro, ma se ne hanno spesi 160 nel nuovo aereo di Stato. Allora, Del Debbio, per concludere, visto che a Renzi piacciono le slide, io stasera le ho portato questa. Questa è la nostra legge che dimezza lo stipendio ai parlamentari della Repubblica. Ci vogliono 2 ore di lavoro alla Camera per approvarla e 2 ore di lavoro al Senato, non 2 anni e un referendum che ci costano quasi 350 milioni di euro. Inizi il martedì, la domenica è già legge e ti fa risparmiare 90 milioni di euro facendo guadagnare 3.000 euro netti al mese a tutti i parlamentari invece di 10.000 euro lordi. E siccome lei è toscano, la invito a Firenze lunedì, dove noi, senza aspettare una legge, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, i consiglieri regionali, i sindaci, si tagliano già lo stipendio e abbiamo restituito al popolo italiano 80 milioni di euro di stipendi e rimborsi tagliati senza fare una legge, perché se la politica veramente vuole tagliare gli stipendi non deve fare una legge, deve fare un bonifico ogni mese e rinuncia a un po' di soldi che prende sui propri conti correnti.